È il 2014. Loris ha un anno e mezzo e la mamma lo porta al campetto del Pianacci per fargli tirare i primi calci al pallone. Qui Loris incontra tre bambini più grandi, Steven, Alessio e Filippo, che con lui sono molto carini. Lo fanno giocare con loro, anche se è più piccolo. Poi Loris incontra anche Nino, che già allora come oggi voleva sperimentare le sue qualità da portiere. Dai, fai vedere come fai un gol! Dai, mettiti qua e fai gol! Dai, tira il gol! Col piedino! Bravo, dentro, dai, gol! Ed arriviamo al 2021. Filippo, Alessio, Steven e Nino giocano la loro ennesima Champions League. Quest'anno però c'è anche Loris, ha 8 anni e può giocare anche lui, e mostra con orgoglio sotto la pettorina la maglietta della Samp, che è nascosto dal nonno che è genuano. Nell'ultima partita, con la mamma di scatta sugli spalti, realizza il suo primo gol vero, il suo primo gol alla Champions League. Il primo a complimentarsi con lui è Alex, è il fratellino di Steven, proprio uno dei bambini che lo ha aiutato a tirare i primi calci nel campetto del Pianacci. Un campetto sul quale passano gli anni, si alternano le generazioni, ma l'entusiasmo è sempre lo stesso, come quello di Loris.